Ehi, Abu, dammi il solito. Sì, signore. Un jet booster, un sigaro gomma da masticare e ultimo numero di come avere successo. Ehi, questo wurstel ha un sapore diverso. Sì, ho appena pulito grill, signore. Perciò snack che stai gustando non è rimasto immerso in grasso putrido. Sì, vabbè, però senza il grasso si sente solo il sapore del popò del porco. Dispiace a me, ma ho venduto tutto a Industria Scarti. La gente compra il grasso? Ma certo, loro usano per fare prodotti come sapone, cosmetici, cibo di neonati. Il grasso usato vale quattrini. Allora le mie arterie sono intasate di oro giallo! Sono ricco! Abu, sono ricco! Soldi in banca! Soldi in banca! Ok, questa pancetta a fette è fatta! E ora è il momento del profitto! Papà, credo che il cane ne abbia avuto abbastanza di pancetta. Pare che sia pronto per un altro strizzato. Homer, quella pancetta mi serviva per i miei ospiti del bridge. Marge, se non ti dispiace, sono un tantino occupato nel raggiungere l'indipendenza finanziaria. Con barattoli di grasso? No, attraverso risparmi e saggi investimenti, naturalmente col grasso. Vieni, Bobby, è arrivato il pulmino. Dove credi di andare? È il primo giorno di scuola. Non per te, ora sei nel business del grasso. Bene, figliolo, è qui che tutto il duro lavoro, i sacrifici e le dolorose bruciature vengono pagati. 2 chili di grasso per due... 63 centesimi. Papà, tutta quella pancetta è costata $27. Sì, me l'ha pagata tua madre però, eh? Ma lei non prende i soldi da te? E io prendo i soldi del grasso, eh? Dov'è il problema? Mi dico, guarda che carico di grasso. Accidenti, se vogliamo guadagnare soldoni dobbiamo espandere la nostra iniziativa, mio caro. Non so quante altre lezioni posso ancora perdere. Oh, ne perderai parecchie. Ho il presentimento che questo business impegnerà tutta la nostra lunga vita. Quando vuoi del grasso vai alla fonte, i bei vecchi Krusty Burger. Oh, puoi dirlo forte. Guarda quella chioma rossa. Avrà $20 di grasso sulla fronte, quello. Io intendevo la friggitrice, Paolo. D'accordo, proveremo a modo tuo. Posso essere utile, signore? Ma stramamma, quanto sei grasso, tu? Odio i clienti impossibili. Aiuto! Mamma ti ucciderà. Se non voleva che rovinassi la sua macchina, avrebbe dovuto nascondere meglio le sue chiavi. Ehi, che diavolo? Ehi, ehi, ti stai fregando il nostro grasso! Ora è nostro. Noi gestiamo il racket del grasso qui. Ehi, quella è la mia pala! Gestiamo anche il racket delle pale.